Napoli abbraccia il Giro d'Italia per la terza edizione consecutiva e dopo Thomas de Gendt nel 2022 e Mads Pedersen nel 2023 incorona l'olandese Olav Kooi e il corridore del team Visma a uscire vincitore nello spettacolare epilogo che segna la nona tappa della Corsa Rosa, conclusasi con la terza volata di questa edizione. Finale segnato da diversi attacchi, l'ultimo e più importante quello del venezuelano Jonathan Narváez. Il vincitore della prima tappa di Torino attacca su uno strappo ai meno 8 e va un passo dal bis, venendo però ripreso a 10 metri dal traguardo. L'italiano campione olimpico su pista Jonathan Milan lancia la volata da lontano per chiudere il buco, ma subisce il sorpasso di Kooi poco prima della linea bianca e come a Fossano si piazza in seconda posizione. Terzo Juan Sebastian Molano, lanciato dal suo compagno di squadra Tadej Pogacar, con un'azione decisiva per riprendere Narváez. Nessuna variazione in classifica generale, si arriva al primo giorno di riposo con lo sloveno del team Emirates al comando con 52 punti di vantaggio su Dani Martinez.